Grazie tanto Simonetta, Sendane, sempre molto ricca di spunti, i suoi interventi. Ora vorremmo passare alla poesia di Meneghetti, è una poesia molto bella, molto cruda, che lascia veramente senza parole. E si narra un episodio che è avvenuto nel Palazzo di Giustizia di Padova, viene recitata in dialetto veronese, quindi è abbastanza difficile, ci sono delle parole molto incomprensibili, però l'attrice è così brava che riesce a far capire il senso delle cose. E Meneghetti ci dice: talvolta la banda Carità costringeva le partigiane più coraggiose a denudarsi tra scherni e insulti. In quell'atmosfera da incubo, taluna rasentò la follia. E la follia, con il suo grande mistero, seppe incutere rispetto o almeno un po' di ritegno. No! Esci! Ma io non lo sapevo, non l'avevo visto. C'è venuto il padre, quello di cui parlava. Partigiana, insieme mamma. Partigiana, insieme sorella. Partigiana, mi moro con te. Mi sono davanti a te. Risponde, non si lo spasi mai della creatura, al freddo odio dei scuri i padovani, ascolta l'agonia dei partigiani, il maggior Carità stracco morto di tirare ostie e di tirare pastae, con gli occhi sbiessi sotto quel ciuffo storto e il sevar dalle onde insanguinate. E butta una spantanima in bocca e si stravacca su una poltrona. E poi fissa a porta, a chi gli tocca, a porta si spaiacca, di una donna. Partigiana ti sei mia mamma, partigiana ti sei mia sorella, partigiana mi moro con te, mi insenoccio davanti a te. E la le magra tutta quanta oggi, i labbri stretti, senza più colore. Quelli che trema anche ai senocci, tremare la sente e sbatocciare il cuore. O partigiana, se parlerai, subito a casa tu tornerai. Sopriai a signor capitano, mi non so niente dei partigiani. O partigiana, se tacerai, subito in Germania te ne andrai. Sopriai a signor capitano, mi non so niente dei partigiani. O partigiana, te spoglierò. E nuda cruda te frustarò, e fa sapore, quel che par. Sono partigiana, e non vuoi parlare. Partigiana, ti sei mia mamma. Partigiana, ti sei mia sorella. Partigiana, mi moro con te, mi senoccio davanti a te. Spasi gli occhi nella faccia bianca, nascunta intorno quella brutta gente, fiappa la bocca, e sul soffà la franca. La sen pittura, i labbri indifferente, lungo, sdenosà come penoccio, 39 la fissa pende voia, e scriloni, sbronzando il stucanoccio, nel viso scuro e rassegnata goia. E il carcerier Benelli, bagolon, e scorda le manette spirità, ed indona gonelli e sottestone, carico de forza e di stupidità. Ma coradeschi, lustro delicato, esse comoda pian piani baffettini, possedisse cavei, morbidi e fini, con la man bianca che a compare nato, e si strossa respione a goa, le pene dei sassini con la stanza,
Ella è sola, tutta quanta sola, senza riparo, senza più speranza. E quando manda il piombo la sebanza per sposarla, e vien la pelle d'oca, con sguisso di schifo la se scansa. Mi spaio da per me, l'uno me tocca. Faccia brusa, occhi sbatte, cor tontona, crema i dei, che disriga e disbottona. Sola cotola, via la blusa slisa, resta le mutande e la camisa. Camisa da soldato, de vecchia lana, mutande tacconà, de tela grossa, ride la franca dalla bocca grossa. È proprio chic la partigiana. Carità è russa, avanti verginella, il respiro dei maschi si fa grosso, mentre la cava quel che la ga indosso, ira la pensa, al manco fosse bella. Eccola nuda, tutta quanta nuda, che la sequerse la panza con le mani, ride la franca della lingua cruda, non si lavano mai le partigiane. Corpo che non conosce la carezza, e di cipre d'unguento e da profumo. Pelle che l'ha già fatto mora e spessa, nel sudore, nella polvere, nel fumo. Sgobo operaia che te perdi il posto, corri staffetta che se noi te ciappa. Rumega l'ansia che franfugna il sonno, e intanto avessa a te scappa. La testa va che gira, una nebbietta che cala sulla loccia spalancato, è tornata una pola puteetta, che noi con le sgrinfie l'ha ciappato, non la sa dove che la sé, forse la sogna, la savaria. Con voce di creatura. Dammi il vestito, mamma! Go vergogna! Mamma, go freddo! Mamma, go paura! Poi la ride, coi brassi a pingolon, e con la faccia strafossata, matta. Tutti quanti la guarda e mi si infiatta. Si è fatto un gran silenzio nel salone. Su da terra, la torre soltrassette, ma si spolvera pian pian, la sera mette. Ogni tanto un sangiotto, un gran scorlon, un ricordo e un canto nel salone. Partigiana, ti sei mia mamma, partigiana, ti sei mia sorella. Partigiana, mi muovo con te, mezza noccia davanti a te. Vuoi dire due parole per Piero Caramelli della Sua Pace Palestina? Sì. Prima di presentare il video dell'intervista. Stasera, per finire, ci sarà un brevissimo filmato. Un piccolo cortometraggio girato da noi quando siamo andati in Palestina, in questo villaggio, in cui si vede anche lì il protagonismo delle donne del villaggio. Il villaggio è Nabi Saleh. Nabi Saleh è un piccolo villaggio della Cisgiordania che dal 2009 ha scelto la resistenza non violenta. Ha scelto, di fronte alla superiorità naturalmente militare dell'esercito israeliano, di fronte al silenzio della comunità internazionale che non dice una parola su tutto ciò che avviene in Palestina, perché la Palestina è un piccolo paese, va bene, lontano,
in cui esistono due popoli, però guarda caso di questi due popoli uno è un popolo occupante e l'altro è un popolo occupato. Si parla sempre di conflitto, no? Se voi sentite quando si parla di Palestina c'è un conflitto in Palestina, in realtà lì c'è un popolo con un esercito potente che opprime un popolo che non ha esercito, popolo di civili, un popolo di civili che qualche volta si ribella. E quando si ribella allora le televisioni italiane ne parlano, no? Chiaramente è successo recentemente con quella che hanno chiamato l'intifada dei coltelli. Non succede però oggi quando una piccola ragazza che si chiama Ahedet Tamimi sta resistendo, cioè resistendo, diciamo, ha aggredito con uno schiaffo e con un calcio due soldati israeliani che avevano precedentemente ferito con una pallottola di gomma, ferendolo gravemente, tanto che ha dovuto subire un intervento chirurgico e è stato in coma per diversi giorni, il cugino 14enne della ragazza. Nessuno ne ha parlato. So se voi avete letto qualcosa di quello che sta succedendo là, niente. Bene, allora a questo punto cosa è successo? È successo che Ahed Tamimi è una ragazzina che noi abbiamo conosciuto nel nostro viaggio e guarda caso insieme a lei c'è la mamma, c'è la zia, c'è la cugina, ci sono le donne di un villaggio di 600 persone, che di questo si tratta, che si chiama Navi Sale, un villaggio che è circondato da un insediamento Halanish che tutti i giorni i coloni da questo insediamento scendono per bruciare gli olivi, per impedire ai bambini di andare a scuola, scendono per impedire a queste persone, a questi residenti di fare la loro vita, di portare avanti i loro raccolti, di pascolare i loro greggi, però nessuno dice niente. Perché? Perché qui sembra si siano invertite le parti, no? Le vittime diventano carnefici, i carnefici sono le vittime. Cioè qui si dovrebbe quasi scusarsi, questi poveri palestinesi, queste povere donne, poveri uomini che vivono in questo villaggio e in tutti i villaggi vicini, scusarsi se qualche volta si arrabbiano quando l'esercito israeliano arriva e tira lacrimogeni e tira bombe puzzolenti addosso alle persone e poi rimangono odore fetido e rimane poi per giornate, per settimane e non va via assolutamente. Questo sta succedendo laggiù. La resistenza quindi lì continua da 70 anni, molto prima, più di 40 anni prima della tragedia dell'Olocausto è cominciata la pulizia etnica di questo paese. Oggi i villaggi sono ormai ridotti allo stremo. Sono piccolissimi perché chiaramente la metastasi degli insediamenti ha occupato quasi tutta la Cisgiordania. Ormai sono arrivati i palestinesi, sono state distribuite delle cartine al 15% della Palestina storica. Era un piccolo paese prima, grande come la Toscana, oggi è diventato, diciamo, tutte piccole enclave separate, quindi la favola due popoli e due stati ormai è diventata veramente una favola. È un modo perché non cambi niente. Se noi vogliamo due popoli e due stati, lo dicono tutti, l'ha detto il nostro ex premier, no? Renzi, quando è venuto Netanyahu, che l'ha omeggiato a Firenze dicendo voi siete la nostra guida, noi dobbiamo chiaramente, no? Imparare da voi. Ecco, ora sarebbe troppe cose da dire, quando dite è tardi e giustamente io chiudo. E, vedrete allora a Navi Sale cosa è successo. E dopo questo intervento, diciamo, dell'esercito israeliano, Ahedet Tamimi ha aggredito un soldato armato di tutto punto, per questo è stata messa in carcere. Dopo di lei, il giorno dopo, è stata messa in carcere la mamma, la cugina. Tutte le donne di Navi Sale si sono mosse, ancora oggi sono in agitazione continua, perenne, e tante altre donne di tutti i villaggi palestinesi. Questo ha avuto un eco enorme, non solo in Italia ma anche nel mondo, in Europa ci stanno muovendo tantissimi. Amnesty International per prima ha fatto un comunicato importantissimo, molto duro, per sollecitare
Israele a liberare Ahed Tamimi. Bennett, il ministro degli esteri, ha detto: Ahed Tamimi, siccome è una potenziale, una bambolina, perché è una ragazza, guarda, bionda, molto carina, no? 16enne, che già 4 anni che fa questo tipo di attività, Ahed Tamimi merita almeno 15 anni di prigione, e li sta rischiando di passare, lei e la madre, 15 anni in carcere per aver tirato un calcio e essersi ribellata a un soldato dell'esercito israeliano che aveva ferito il suo cugino. Questa è la storia di Ahed Tamimi. Quindi credo che il filmato farà vedere, no, questo tipo di questa piccola storia che ci insegna a noi a resistere, perché se resistono laggiù, noi alla nostra resistenza l'abbiamo fatta, ma dobbiamo continuare a farla, mi pare, perché i tempi non sono molto, anche per quello che dicevano le Musiforum prima, ancora no, il tempo ancora deve arrivare, il tempo della libertà completa. Vediamo la Palestina. Un adolescente dallo sguardo fermo e severo, che parla con grande consapevolezza del suo impegno nella resistenza accanto alla sua famiglia. Ha visto morire il fratello di sua madre. Suo fratello e sua madre sono stati feriti più volte e il padre è stato in carcere per più di 5 anni. Se ci chiedete perché manifestiamo, rispondo che manifestiamo contro l'occupazione della nostra terra. I coloni dicono che la Palestina non esiste e che da qui ce ne dobbiamo andare, ma noi palestinesi siamo qui da 400 anni e ci resteremo. L'occupazione stravolge completamente la nostra vita. Io provo a giocare, a studiare, ma la presenza dei coloni e dei soldati rende tutti molto insicuri e io ho paura di perdere le persone che amo, ed è per questo che lotto insieme alla mia famiglia e agli abitanti del mio villaggio. A chi ci critica io chiedo: volete che stiamo tranquilli, che aspettiamo che venga Saladino a liberarci? No, siamo noi che dobbiamo liberarci dall'occupazione. Domande: io voglio fare l'avvocato per poter aiutare tutti i prigionieri palestinesi, per difenderli e riportarli a casa. Prima di lasciare queste donne meravigliose che ci hanno dato una profonda lezione di vita e ci hanno aiutato a comprendere il senso della resistenza non violenta, Luisa ci presenta la piccola Liane come la più giovane reporter palestinese. Ha 9 anni, va alle manifestazioni e con la sua telecamera documenta tutto. Liane si rivolge a lui e con sicurezza dice: alle manifestazioni io porto questo messaggio. Io sono qui perché la Palestina sia libera. E a noi viene da pensare che forse la Palestina libera non resterà un sogno. C'è già una giovane generazione di donne pronte a raccogliere il testimone e a continuare a resistere. Una generazione consapevole
dell'importante ruolo della donna in ogni processo di liberazione e di pace. Poi non è finito qui, perché ci sarà Pietro Sabatini che ci presenterà il suo video canzone Le belle partigiane. Grazie. Delle mnemosine. Grazie. Sì, salve a tutti, e siamo proprio contente di essere qui stasera. Sono stati bellissimi gli interventi che ho visto e ho potuto sentire. E noi facciamo 3 canzoni. E il primo è un canto delle mondine che celebra la conquista delle 8 ore di lavoro, ricordando la figura di un certo Cantelli, che era in realtà un conte che fu deputato dei governi della destra storica alla fine dell'Ottocento, noto tra l'altro per le sue misure repressive e antidemocratiche, ma che in un forse barlume di... ha fatto una cosa buona, che era la famosa legge Cantelli, che appunto diceva che nelle risaie non si poteva iniziare a lavorare prima di un'ora, prima che il sole fosse sorto da un'ora, e bisognava smettere un'ora prima del tramonto. E questa legge poi in realtà non fu applicata, perché è molto facile fare le leggi se poi non si applicano. E però la riprese poi nel 1909 un avvocato socialista che si chiamava Cugnolio, e quindi in quegli anni lì le lotte proprio per le 8 ore furono, le lotte delle mondine, le lotte di quegli anni furono molto, spesso proprio si chiedeva l'applicazione della legge Cantelli, cioè l'applicazione di una legge fatta da uno della destra, e qualcuno anche nel Partito Socialista criticò questa cosa, che si volesse applicare una legge fatta da un deputato di destra. E questo è Combattete lavoratori. Yeah.
collage di brani raccolti da Riccardo Schwamenthal e da Cesare Bremani nel nord Italia. Sono quasi tutti in dialetto bergamasco, qualcosa traduciamo nel corso d'opera. E sono delle strofette satiriche contro il fascismo, che soprattutto ironizzano su come si stava durante il fascismo, proprio nel senso che non c'era da mangiare, eccetera, eccetera. Cioè, quando si dice si stava bene, no, non si stava bene. E sono le cose interessanti, che sono tutte su o canzoni fasciste, quindi trasformate con le parole in senso opposto, o su canzoni radiofoniche dell'epoca che riconoscerete. E questo perché naturalmente era troppo pericoloso cantare apertamente delle canzoni, cioè Bandiera Rossa magari era pericoloso da cantare, però da lontano, se uno cantava Giovinezza con altre parole, insomma magari non si distingueva. E queste sono le strofette satiriche. La 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 la.
mi hai chiamato la vaia, te me cresù la fito. Quando bandiera rossa se cantava, a me una volta al giorno se mangiava, e adesso che se canta giovinezza, che crema il gambe dalla debolezza, come le sta, come le andà, le sta benito. Noi vogliamo l'eguaglianza, che stiamo in tre, noi vogliamo l'eguaglianza, siamo chiari. Grazie.
lo sappiamo benissimo. Sono molto contento di poter partecipare. Questa canzone video, Le belle partigiane, viene un po' da lontano, nel senso che due o tre anni fa avevo fatto un lavoro sul mio territorio, della Val di Cornia, la Maremma Livornese, come si sente dal mio accento. Si deve sentire, e poi a parte quello. Aurelia Allargata, e fra le cose in cui mi era venuto in mente in quel periodo, dei vari temi da trattare, c'è stata la canzone dedicata a Norma Parenti, la partigiana di Massa Marittima, che è dista solo 32 km da Venturina, e che ho avuto anche l'onore di avere come giornalista Micheletti, che me l'ha presa e me l'ha messa anche addirittura come trama sonora per la trasmissione su Rai 3. E mentre facevo questo pezzo su Norma Parenti, eccetera, 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 è venuto a mente e ho approfondito proprio di quanto le donne avevano nella resistenza veramente aiutato, ma non solo aiutato, erano state così veramente importanti e non erano state assolutamente rispettate, e veramente la resistenza taciuta si chiama. Questa canzone qui, ho cercato di farla in una maniera un po' più leggera, non così pesante, parla di queste cose, spero che vi piaccia, e è un video che sta circolando da varie parti. Grazie. Yeah.
ma andiamo a raccogliere i fondi per la moglie di Idi, per la moglie di Idi che è vedova, è rimasta vedova due volte, una nel 2011, dove il marito venne ucciso da un fascista di casa Pound, e ora di nuovo sul ponte Vespucci. Perché ti mancavo io in tutta questa bella sessione, mancavo io, vero Giancarlo? Allora, come stai? Va bene, questa è la mia piccina. Ma guarda questa bimba. Visto che quindi deve da prendere un po' di vino.